Papà era socialista. Partì per la Francia nel 1924, io avevo 6 anni. Era già stato fermato più volte dalla polizia italiana, portato in commissariato, interrogato per il suo antifascismo. Pochi mesi dopo lo raggiungemmo anche io, mia madre e mio fratello. Mamma era cattolica e volle che frequentassi le scuole cattoliche, anche se mio padre avrebbe preferito per noi le scuole laiche. Vivevamo in una piccola casa alla Gran Comba. Di fianco c'erano la casa del parroco e la chiesa. Io per gioco prendevo la mia scarpa e la buttavo nel cortile del sacerdote. Il problema poi era andare a riprenderla. Papà lavorava in miniera e la mamma, per arrotondare, mise su una cantina in casa dove serviva vino e polenta. E poi a 13 anni e mezzo seguì il percorso di mio padre e iniziai a lavorare in miniera. Le mie giornate divennero lunghissime. Dopo 8 ore di fatica, la sera rincasavo con le ossa rotte, ma non era finita. Dovevo prendermi cura dell'orto che avevamo su una collina vicina e il pesante lavoro sulla terra dopo una già pesante giornata in miniera mi occupava per più di un'ora. E quando tornavo, la sera, ero stremato. Spesso mi capitava di addormentarmi di colpo sul tavolo della cantina mentre mangiavo e non ho mai saputo che mi portasse a dormire la sera tardi, perché quando mi svegliavo all'alba non avevo tempo di chiederlo. Dovevo vestirmi in fretta, correre alla miniera masticando un pezzo di pane preso a caso dalla cucina, poi rimanerci 8 ore, tornare, andare a zappare, addormentarmi, svegliare, andare in miniera. La fatica quotidiana, lo sfruttamento bestiale a cui eravamo sottoposti, le ingiustizie salariali, mi spinsero da subito a iscrivermi al sindacato, la Bus du Travail. Poco a poco mi accorsi che nell'aria della cantina di mamma, attorno a me, volavano parole che non avevo mai notato prima. Parole che, una dopo l'altra, iniziarono ad attirarmi come calamite. Cominciai così a strappare qualche ora al sonno per ascoltare gli emigrati che si riunivano alla cantina e parlavano di un mondo migliore. Incominciai a leggere qualche volantino, qualche opuscolo e un giorno mi trovai tra le mani una pubblicazione sull'Italia. E fu una rivelazione. Il mio mondo si allargò improvvisamente. All'origine della fatica, delle privazioni, della vita incivile che facevamo, c'era il fascismo che stava dilagando in tutta Europa. Le mie giornate infinite in miniera assumevano un significato nuovo, profondo. E poi dall'Italia iniziarono ad arrivare lavoratori diversi dagli altri. Erano intellettuali e operai che fuggivano dal fascismo, cercavano libertà. Parlavano in un modo nuovo. Ci spiegavano che le cose non dovevano andare così per forza, che la fortuna non sarebbe venuta andando a lavorare altrove, in Marocco, chissà dove, ma lottando nel nostro paese per conquistare libertà e condizioni di lavoro più dignitose. Lavorai in miniera per 4 anni e mezzo e il mio impegno nella vita politica andò sempre crescendo. Ogni sera, nonostante la stanchezza, ero in sezione per partecipare a riunioni e dibattiti. Fino a quando, il 18 luglio 1936, el ejército del Ebro, rumba la, rumba la, rumba la, el ejército.
invasoras rumba la rumba la rumba la y las tropas invasoras rumba la rumba la rumba la buena paliza le dio ay Carmela ay Carmela buena paliza le dio ay Carmela ay Carmela tra il 6 e il 7 gennaio partimmo per Guadalajara. Era il punto chiave per entrare a Madrid. Franco voleva conquistarla impegnando decine di migliaia di uomini, appoggiati da carri armati, artiglieria, aviazione. Le divisioni fasciste attaccarono alle 7 del mattino dell'8 marzo 1937. L'avanzata della fanteria fu preceduta da un intenso fuoco di artiglieria. Alla mia compagnia l'ordine di partenza giunse nella notte tra il 9 e il 10 marzo. Sapevamo di avere di fronte a noi, mandati da Mussolini, 35.000 fascisti italiani. Attaccarono e li investimmo e si ritirarono e l'attacco delle loro fanterie era imminente, noi ci sistemammo e De Ambrogi, comandante della compagnia, mi fece piazzare due mitragliatrici pesanti ai margini della strada. All'improvviso apparve un carro armato, poi un secondo, un terzo, un quarto, sei in tutto. Dietro i carri avanzavano i fascisti, i proiettili colpirono il primo carro e poi gli uomini balzarono via dalla strada e si buttarono dietro i muretti a secco dei campi. Il primo carro si arrestò sotto i nostri colpi, i fascisti si ritiravano sparando e ripiegarono anche gli altri cinque carri, scomparendo dietro la curva in fondo alla strada. Noi ci acquattammo nelle nostre piccole buche fangose e i fascisti ripresero il cannoneggiamento che proseguì per mezz'ora e poi ritornarono i tank e la fanteria e li respingemmo e poi riprese il fuoco dei cannoni e ritornarono nuovamente con le fanterie e con i carri e li respingemmo. A sera avevamo respinto 4 attacchi e sopportato 5 bombardamenti. La nostra resistenza aveva sorpreso lo Stato Maggiore fascista, ci sapevano in pochi, ci sapevano male armati. Arrivò la notte. Nel frattempo, nelle nostre trincee, era arrivato un megafono per facilitare la diffusione degli ordini. Noi eravamo poco distanti dal punto in cui stazionavano i fascisti italiani di fronte a noi. In molti casi, nostri stessi concittadini. Molti di noi sapevano esattamente i nomi e i cognomi dei loro concittadini fascisti al di là del fronte. E incominciò Antonio di Niguarda, un operaio della Breda. Prese il megafono, lo indirizzò verso le linee nemiche e incominciò a urlare. Mario Linetti! Città spadoletti da Padova! Tomare vacca!
giorno dopo i fascisti si fecero annunciare da 10 carri armati Fiat, seguiti dalle fanterie. Non era cambiato niente. Ora i tank erano 10 e i fascisti 10 volte di più. Neppure noi cambiamo niente. Li lasciamo avvicinare fino a 200 metri e poi aprimmo il fuoco. E ancora una volta il primo tank sussultò, rallentò la marcia, tentò di riprenderla, prese fuoco e arse come una torcia. Le nostre squadre d'assalto corsero allo scoperto per 100 metri e investirono il secondo carro con le bombe a mano. Più tardi tornarono all'assalto di nuovo e di nuovo vennero respinti. E poi un nuovo attacco con un intenso cannoneggiamento che durò l'intera mattinata, con il quale loro erano convinti di aver annientato ogni nostra difesa. E poi tornarono con 7 carri. Quando furono a 100 metri, le nostre mitragliatrici ricominciarono a sparare. Gli uomini della squadra d'assalto corsero in avanti di nuovo gridando e i tank spararono con le mitragliatrici ai nostri a terra e si rialzavano e correvano e si rituffavano. Furono addosso ai primi carri, i due esplosero. Gli altri fuggirono. E poi il mattino dopo, la quarta e la quinta compagnia andarono all'assalto del castello di Ibarra, occupato da un battaglione fascista di Lupi di Toscana. I garibaldini, appoggiati dal battaglione franco-belga, attaccarono di fronte e di lato. La torre del castello crollò sotto i colpi dell'artiglieria. Prima di ordinare l'assalto finale, Brignoli fece sospendere il fuoco e gridò ai fascisti di arrendersi, assicurando che avrebbero avuto salva la vita. Non ci fu risposta. Un guastatore spagnolo allora si avvicinò con un pacco di tritolo all'edificio principale e uno scoppio spaventoso fece crollare i muri. Brignoli intimò di nuovo ai fascisti di arrendersi. Un ufficiale gli rispose enfaticamente di deporre la rivoltella. Un altro lanciò una bomba a mano colpendo il pieno il nostro vicecomandante di compagnia. I nostri stavano per sparare nel mucchio, ma fu ancora Brignoli a intervenire, ripetendo l'invito alla resa per evitare il massacro. Stavolta i fascisti buttarono le armi. La battaglia di Guadalajara era vinta e segnò la prima sconfitta dei nazifascisti in Europa. Poi provenivamo da diversi paesi, da diverse estrazioni politiche e sociali, comunisti, socialisti, anarchici, repubblicani, tutti uniti nello stesso obiettivo. C'era anche qualche ex fascista deluso. Tutti assieme eravamo andati all'assalto. Tutti assieme avevamo colpito il nemico, conquistato posizioni, le avevamo perse. Avevamo schivato bombe, proiettili, colpi di baionetta. Tutti assieme eravamo avvolti nella notte gelata, nel mantello bagnato, ad aspettare l'alba sotto un cielo coperto di stelle. Tutti assieme, gridando e cantando per darci forza. A Torino, invece, il silenzio. Pochi giorni dopo l'8 settembre 43, l'immagine del plotone di esecuzione incombe dovunque. Per i renitenti di leva, per chi venisse sorpreso in atteggiamenti sospetti, per chiunque ospitasse partigiani o soldati alleati, le spie sono ovunque. Il coprifuoco è sempre più cupo. Io devo incontrare Colombi, responsabile della Federazione Comunista del Piemonte. È un uomo di poche parole, silenzioso, ostinato. Io pensavo di andare a comandare una compagnia, un distaccamento, avendo l'esperienza della guerra spagnola e la legata internazionale. E quando arrivo lì a Torino, dopo alcuni giorni, vengono i dirigenti del Comitato di Liberazione e del mio partito, il Partito Comunista, mi dicono che deve organizzare i capisti, bisogna fare queste determinate azioni, scoprire le spie che ti segnalammo. Dopo una decina di giorni viene Barontini, che era stato, che io avevo conosciuto in Spagna, che è stato il commissario del battaglione Garibaldi e il comandante del battaglione Garibaldi che ha sconfitto gli italiani a Guadalajara,
e mi spieghi il significato di questa lotta. Allora io gli dico come si può andare a sparare in città la spia o il gerarca fascista o nazista. Come fai a fuggire? E lui mi racconta, tieni conto che quando tu cominci a colpire la spia o il gerarca fascista o nazista, la gente fugge e ti dà la possibilità a te di fuggire anche te. E allora questo mi ha dato un po'. E poi c'è una seconda riflessione in me. C'era un problema di coscienza morale, come si fa uccidere una persona? Io assistevo circa ogni giorno a fucilazione, a impiccagione, ad arresti di partigiani, di combattenti. Una parte veniva fucilato sul posto. Allora dicevo, per la mia dignità, che la dignità del popolo italiano, bisogna fare qualcosa per rispondere a questa brutalità dei fascisti e dei nazisti. E questo mi ha dato un po' il coraggio di superare le difficoltà che c'erano in me. Via Brunetta 3, quartiere San Paolo. È un posto che ispira pace. Qui ho eletto la mia residenza clandestina. La zona è semidisabitata, nessuno che possa seguire ogni mio movimento, ma non troppo. I proprietari sfollati ritornano a casa una volta alla settimana. Una donna con una grande borsa al braccio cammina lentamente per le stradicciole. Suona tutti i campanelli. In generale nessuno risponde perché la maggior parte delle case è vuota. A chi apre offre modesti articoli da toiletta, sapone, una matassa di grossa lana militare. La sua faccia non mi è nuova. Ma non riesco a situarla nel ricordo. Quando suona alla mia porta, scendo ad aprire. I vicini mi hanno visto entrare poco prima ed è più prudente agire in modo normale. Marco non sta bene, mi dice, porgendomi un pezzo di sapone. È la parola d'ordine. Ora so chi è. Ritiro l'oggetto, verso qualche moneta nella mano vuota a beneficio dei vicini in caso che qualcuno mi stesse guardando. Rientro in fretta e sotto l'involucro un biglietto mi fissa un appuntamento per la sera stessa. L'incontro è rapidissimo, all'angolo della strada. Il tempo di accendere una sigaretta e di ricevere verbalmente un ordine. La mia prima azione a Torino è contro una spia fascista che era amico personale di Mussolini, che aveva fatto arrestare a Borgo San Paolo numerosi antifascisti, tutti parlavano di questa brigata capista, ma non c'era nessuno. Dopo un mese mi presentano uno, Antonio, era l'unico, e andiamo tutti e due a fare questa azione. La prima volta non ho avuto il coraggio, perché c'era gente così da un incetto e poi ho dormito tutta la notte. Cosa penserà l'organizzazione, cosa penserà il mio partito, cosa dirà, perché non ho avuto il coraggio, perché ho avuto paura. Erano tutti problemi che mi ponevo e c'era. Non l'ho fatto. Ho mentito. E la sera ritorno sul posto assieme a questo capista in bicicletta, mi lascia, io senza pensare vado dentro al negozio, sparo, lo colpisco. Quando ho visto questo capista, quello che ho fatto, è scappato lui e mi ha lasciato da solo, per fortuna che mi ha lasciato la bicicletta. E allora con la bicicletta sono ritornato, perché la gente fuggiva, gridava. Ora so perché ero scappato dal negozio. Mi ha paralizzato l'impressione di essere solo a combattere una guerra troppo diversa. Ho sentito la mancanza dei compagni che corrono attorno a me all'assalto. Mi ha bloccato il silenzio. Al posto del grido che esce insieme da 100 petti. Non ci sono bandiere spiegate in questa guerra, ma la guerra è la stessa, anche se avanzo da solo in territorio nemico.
Nella tattica militare, l'attacco tendeva a individuare e a colpire l'avversario nel punto più debole. Nella guerra partigiana, all'opposto, si tende a colpire il nemico dove è forte, dove può ricevere colpi più duri. Il nemico non sa nulla di noi, né come ci muoviamo, né da quali basi, né con quali mezzi. Siamo pochi. Possiamo raccoglierci tutti quanti in una stanza, ma loro ci credono un esercito. Facciamo sentire dappertutto la nostra presenza. Chi tra i nostri viene preso e torturato non parla. Non sanno dove, quando e come colpiremo, ma sanno che lo faremo. 2 febbraio 1944, azione su un treno di tedeschi, 6 SS uccisi. 5 febbraio, uccisione di un sergente fascista, spia dei tedeschi. 20 febbraio, azione su una linea tranviaria. 25 febbraio, azione contro il comando tedesco ad Acqui, 3 tedeschi uccisi. Dopo ogni azione, sparisco. Mi chiudo nel mio rifugio, nella mia solitudine, nel mio silenzio. Passo ore intere a guardare il soffitto. Le macchie sul soffitto le conosco a memoria ormai. Mi danno spunti di fantasia, ci ricalco ricordi del passato, ci disegno speranze per il futuro. Quella piccola a sinistra somiglia alla casa di Grancombe. E quella più a destra invece sembra un bambino che corre felice. Dopo ogni azione, io sparisco. Ogni gesto, ogni parola scambiata potrebbero essere letti dalle spie fasciste seminate ovunque. Però incomincio a sentir maturare la protesta nei commenti della gente, in tram, al bar, nella tensione crescente. Alfredo, Arturo Colombi mi conferma che è stato deciso lo sciopero generale a Torino. I gappisti dovranno colpire il nemico, proteggere gli scioperanti e dare un esempio di audacia che incoraggi la classe operaia. Per questo compito mi assegnano una squadra di rinforzo. Saremo sempre pochi, ma più di prima. Per l'azione a sostegno dello sciopero abbiamo 3 squadre. I rinforzi dovranno bloccare il traffico tranviario a Torino-Rivoli. Spiego loro il piano e raggiungo poi la squadra di Bravin, gli effettivi. Il loro obiettivo saranno gli scambi tranviari davanti alla rimessa di Via Biella. Riccardo e la sua squadra invece saranno vicino alle fabbriche con il compito di contrastare le brigate nere se tentassero di intervenire contro gli scioperanti. Io farò saltare gli scambi tranviari di fronte alla rimessa di Via Tirana. Agiremo tutti alle 4:30, colpire e sparire. 1 marzo 1944. Mi sveglio, indosso una tuta da operaio, ovviamente usata. Alle 4:20 sono nei pressi della rimessa di Via Tirana, la strada è deserta, i ferrotranvieri si dirigono all'ingresso del deposito. Devo agire in fretta, non posso stare lì ancora molto con una bomba nella borsa. Accendo la miccia con una sigaretta e mi allontano. Dopo 3 minuti, un boato e una vampata rossastra risvegliano tutto il quartiere. E anche a Via Biella tutti gli scambi sono stati minati. E poco dopo arriva Franco da Rivoli e anche la tranvia per Torino è interrotta. E mentre assaporiamo la nostra soddisfazione proprio davanti a noi, sferragliano i primi tram, seguiti da alcuni altri qualche minuto dopo in senso opposto. Alle 9:30 sono di nuovo di ritorno alla mia base. Siedo scoraggiato sul letto, entra a Spada, il tecnico degli esplosivi. Sa già tutto. Siamo troppo pochi, dico. No. Non diventerai mai un esperto del traffico tranviario se dimentichi le cassette di sicurezza. Le cassette di alimentazione. Lo guardo, mi alzo e usciamo. Alle 10:15 la piazza è piena di gente. 6 piloni sostengono le cassette a circa 1,5 metri da terra. Accendiamo le sigarette, io comincio da sinistra e Spada da destra. Nessuno fa caso a noi. I nostri gesti naturali, i movimenti sicuri ci fanno scambiare per tecnici al lavoro. Rimangono pochi minuti per glissarci e far allontanare la gente in sosta. E urliamo, fuggite, scappate! E il fuggi-fuggi è generale, gli scoppi scuotono l'aria e per l'intera giornata tutta la rete resterà paralizzata. Nel pomeriggio giro per la città per rendermi conto della situazione e lo sciopero
si estende al di là di ogni speranza. Davanti alle fabbriche e persino nei cortili delle case popolari si tengono comizi volanti, circola l'appello del Comitato di Liberazione Piemontese, gli operai scendono risolutamente in lotta contro gli oppressori e scioperino per riconquistare pane e libertà. L'atmosfera è rovente, per le strade si parla, si discute e il nemico ha accusato il colpo e ora prepara le rappresaglie. Si minacciano deportazioni e arresti per gli scioperanti, licenziamenti in tronco, la chiusura delle fabbriche. Bisogna colpire duramente. Gli operai devono sentirsi sostenuti dalla propria avanguardia gabbista. Nelle fabbriche si continua a scioperare, ma nel settore dei trasporti la situazione è più difficile. Sgherri in divisa circolano sulle vetture e ogni tranviere ha un mitragliatore puntato alle spalle. Però noi dobbiamo arrestare il servizio. Dobbiamo coprire con azioni di sabotaggio la loro astensione dal lavoro. In piazza Portoria c'è una sottostazione elettrica del tram. Dobbiamo introdurci in pieno giorno in galleria, aprire un tombino al centro della piazza, individuare il punto nevralgico della sottostazione e farlo saltare. Un compagno tranviere ci ha segnalato l'obiettivo e ci ha fornito dei berretti dell'azienda. Noi scendiamo, sistemiamo le cariche, accendiamo le micce, risaliamo, chiudiamo il tombino e ce ne andiamo. Il fragore dell'esplosione fa tremare la piazza. Il 50% della rete tranviaria è paralizzata. 2 marzo sera. Anche la SPA entra in sciopero. Le maestranze sono uscite dall'azienda, travolgendo la resistenza dei militi di guardia. Altre squadre di operai distribuiscono volantini per le strade, invitando allo sciopero i lavoratori di altre aziende. Fermano i tram ancora in circolazione. Le formazioni partigiane si sono avvicinate a Torino. Bicherasio è stata occupata. La notizia corre di bocca in bocca in tutta la città. Il treno Torino-Bardi è stato fermato dai garibaldini che hanno disarmato i fascisti tra gli applausi dei viaggiatori. Cirié è stata occupata. Tedeschi e repubblichini sono stati fatti prigionieri. Le notizie da tutto il Piemonte sono entusiasmanti. In Val di Susa sono stati occupati Almese, Rubiana e La Torre. È stata interrotta la linea ferroviaria di Torino-Modane. Alla Venchi le operaie hanno insultato Giraudo, un sindacalista fascista che le incitava a riprendere il lavoro. I guardiani sono stati costretti ad aprire i cancelli. Allora io raggiungo il distaccamento partigiano di Bargi, appena ricostituito dopo un rastrellamento. Ci trovo diversi compagni. Barbato, cioè Pompeo Colaianni, un siciliano puro sangue che ha organizzato il movimento partigiano nel Monferrato. Giolitti, il nipote del vecchio statista, e Comollo. E c'è un fuoco per scaldarsi. Dal pentolino sospeso sopra la fiamma esce anche un buon odore di caffè. Uno dei due partigiani vuole distrarmi con una barzelletta e io rido più di quanto non lo meriti la barzelletta stessa, forse perché a contatto con i nostri, con la nostra gente, si scioglie la mia angoscia di gabbista isolato e braccato. La calda presenza degli altri combattenti mi rincuora. Questo sembra il paradiso. Prima di lasciare Bargi improvvisiamo un brindisi e cantiamo tutti assieme una canzone che io non avrei mai più dimenticato. Galle belle, città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito, e lasciando case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, trattammo i cuori e i muscoli in battaglia. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
sarà la più sicura delle nostre basi di rifornimento e di collegamento. Con la Yanni mi assicura l'invio di armi e di esplosivi per le nostre azioni nelle città e per il trasporto provvederemo a mezzo di staffette. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiano dalla volta ardente schiera e sulle strade dal nemico assediate, lasciando talvolta le carni straziate. Sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, linea di sventimenti e patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna. L'indomani però, tornando a Torino, apprendo che la reazione nazifascista è pesante, soprattutto nelle fabbriche. Arresti, torture, deportazioni, pattugliamenti nei reparti. Gli operai lavorano sotto il controllo degli sgherri e per un non nulla si procede al loro arresto, all'interrogatorio, al pestaggio. Ci sono stati casi di reazioni spontanee alla violenza fascista, ma le nostre organizzazioni hanno dissuaso gli operai dalle azioni isolate volte all'insuccesso. Le direttive sono invece quelle di rafforzare l'organizzazione clandestina e di intensificare il sabotaggio della produzione bellica, la propaganda antifascista, la diffusione della stampa. Dalle fabbriche incominciano a giungere i primi frutti di questa opera. Le sottoscrizioni per sostenere la lotta armata sono aumentate notevolmente e dove le condizioni lo permettono anche la protesta di massa contro gli arresti e contro le intimidazioni viene effettuata con efficacia. Ma il panorama è cupo. Nelle fabbriche il terrore è spietato. Tantissimi operai finiscono ad Auschwitz, Birkenau, Mauthausen. Ma se dopo aver inferto un duro colpo al tedesco con le manifestazioni di massa i lavoratori fossero soli, se si sentissero abbandonati di fronte alle repressioni, tutti i progressi svanirebbero. E tocca di nuovo a noi. Siamo in 4 o 5, ma il nemico ritiene di avere di fronte un battaglione. Ogni comando viene circondato da cavalli di Frisia. Ogni distaccamento raddoppia o triplica le sentinelle. Ci cercano dappertutto pensando a centinaia di persone da catturare. E invece noi siamo così pochi. Proibiscono che si circoli in più di quattro persone e noi ci muoviamo quasi sempre in due. Vietano l'uso delle biciclette, ma questo ci confonde con la folla che indistintamente è costretta a circolare a piedi. Moltiplichiamo le azioni, i sabotaggi, di giorno, di notte, senza mai offrire al nemico un bersaglio fermo, mai stare fermi. Cambiamo base anche due o tre volte al giorno. Il traffico ferroviario si fa sempre più intenso. I tedeschi e i fascisti spostano continuamente i loro reparti per impiegarli nei rastrellamenti dei partigiani in montagna. Il comando ci ordina di concentrare i nostri sforzi nel sabotaggio al traffico ferroviario. Attaccheremo la cabina di smistamento presso la stazione di Porta Nuova. Io e Di Nanni facciamo una ricognizione. Come camuffamento abbiamo due berretti da ferroviere ricevuti in prestito dalla moglie di un compagno. Di Nanni ha sotto il braccio una borsa dei ferri vecchi. Il travestimento funziona. I fascisti di guardia ci lasciano passare e noi entriamo con l'aria di consumati professionisti della manutenzione ferroviaria e guardiamo la cabina. Se quella salta, si ferma tutto. È perfetta. Va benissimo. Armeggiamo con due chiavi inglesi, giusto per fare un po' di scena. Poi, soddisfatti, ce ne andiamo. E mentre usciamo, i militi ci chiedono: tutto bene, camerati? Tutto benissimo. La cabina è perfetta. E allora Di Nanni, come saluto, alza la borsa con i ferri vecchi, tenendo il pugno chiuso sull'impugnatura. È completamente pazzo. Però troviamo divertente lo scherzo. La sera del giorno dopo, Ines porta il carico di esplosivo in due valigie. Io e Di Nanni ci dirigiamo verso la stazione. Arrivati nel punto in cui forzare la rete, gli passo l'esplosivo. In bocca al lupo, gli dico.
Allora telefonate alle 18 precise, mi dice. D'accordo. E sparisce. Io raggiungo Ines, andiamo in un bar, guardiamo passare i minuti. Durante la ricognizione, io e Dinanni abbiamo visto alcuni ferrovieri attorno alla cabina. Ora è più facile che sia vuota, dato il traffico ridotto della sera, però è sempre possibile che nel momento in cui Dinanni collega e colloca le mine, qualcuno si trovi all'interno. E noi non vogliamo far pagare a un innocente il prezzo del sabotaggio. Perciò uno di noi due telefonerà alla stazione alle 18. Cioè nel momento in cui, secondo il piano, Dinanni accenderà la miccia. Da quel momento resteranno 8 minuti per avvertire i ferrovieri eventualmente presenti e salvarli dalla morte. Io e Ines, al bar, ci sentiamo stretti nella morsa di una doppia angoscia. E se Dinanni, per una ragione qualunque, tardasse ad accendere la miccia? O se la sentinella si trovasse nella zona e lui non riuscisse a raggiungere in tempo l'obiettivo? La nostra telefonata al capostazione darebbe l'allarme. Il nemico sventerebbe l'azione e catturerebbe Dinanni. Però bisogna decidersi. Mancano pochi secondi alle 18. Io faccio un cenno a Ines e lei comincia a formare il numero. È attenta a non sbagliare, perché ogni secondo perduto in questo momento può costare la vita di più persone. È occupato, mi dice. Dunque ci sono i ferrovieri. Io ho la testa in fiamme. Telefono al capostazione, le dico. Lei fa il numero, adesso parla con qualcuno, ma non può gridare. Non può gridare, non può parlare distintamente perché c'è gente nel bar. E dall'altro capo del telefono non capiscono, oppure non credono. Io faccio cenno a Ines di alzare la voce. Mi volto e impugno una delle rivoltelle tenendo la mano in tasca. Ora Ines parla a piena voce. Fate scappare gli uomini della cabina di Porta Susa. Fra pochi minuti tutto salterà in aria. Ines ripete 2 o 3 volte l'allarme. E qualcuno dietro di noi forse ha sentito, ma ormai ci stiamo giocando di tutto per tutto. Ines non aspetta la risposta. Dall'altra parte hanno interrotto la comunicazione bruscamente. Hanno capito? Le chiedo. Credo di sì, dice pallidissima. C'era il capostazione, si è allarmato, ansimava. Chiama di nuovo la cabina, le dico. Ines forma il numero e questa volta nessuno risponde. Vedo il suo volto quasi stringersi e deformarsi nell'angoscia dell'attesa. Le stringo una mano perché ho l'impressione che stia svenendo. Non rispondono, chiedo. Non rispondono. Il problema di fondo non era tanto uccidere il gerarca fascista o la spia fascista, che era la sua importanza, è la ripercussione che aveva nell'opinione pubblica, cioè la gente, l'opinione pubblica in generale era passiva, ma attraverso le azioni che facevamo noi le dava fiducia e speranza. Il significato delle azioni, da una parte si dava fiducia e speranza agli operai delle fabbriche, all'opinione pubblica, e poi che si creava la demoralizzazione, la sfiducia nel campo avversario. Dopo le azioni uscivano mai da solo, sempre in 2 o in 3, e si guardavano sempre di dietro, magari se c'era qualcuno, capisci? Questo creava un consenso di disorientamento, di sfiducia nel campo avversario. So che mi stanno cercando. Ho interrotto tutti i collegamenti con i patrioti, perché se il nemico ha individuato la mia base non si accontenterà della mia cattura. Aspetterebbero che io stesso li conducessi sulle tracce di altri compagni. Quindi non vedrò nessuno. Non parlerò con nessuno degli altri gappisti. Bussano alla porta del mio rifugio. È Dante Conti con un compagno. Apro. E Conti mi presenta Augusto Scotti. Anch'egli combattente in Spagna, ispettore del comando delle brigate Garibaldi. Devo lasciare la città? Chiedo. Sì, al più presto. La polizia fascista sta passando al setaccio una zona attigua a questa. Sanno che il tuo nome di battaglia è Ivaldi, quindi sarà bene che tu non lo userai più. E quanto tempo devo stare lontano da Torino? Non devi stare lontano da Torino. Devi trasferirti a Milano per riorganizzare i gappisti. Ti accompagnerà alla stazione Rosetta. A Milano andrai in piazza Firenze, dove alle 11:30 un compagno che conosci e che ti conosce ti condurrà alla tua prima base milanese. Ciao e in bocca al lupo. Esco dalla mia stanza e busso alla porta della famiglia Bessone.
Dico loro in fretta che devo partire subito. Loro sono addolorati per la mia partenza e io non riesco a nascondere l'emozione. Questa è gente che rischia la mia stessa sorte se per disgrazia i fascisti venissero a sapere che mi hanno ospitato. Ci rivedremo quando l'Italia sarà libera, dico. Arrivederci a presto, allora, mi rispondono. Milano. Rivedo la stazione da cui ero partito ammanettato per Ventotene con altri fascisti qualche anno prima. La città mi accoglie con i vetri infranti, incerottati. Il mio nuovo nome sarà Visone. Io pensavo che fosse adesso una persona o due al massimo, come era abituata. C'era attento per dove sapevano tutto di me. Allora io sono scappato, ho fatto un biglietto, ho detto io non ci sto con loro. Perché dopo 10 giorni mi arrestano, poi mi hanno arrestato questi tutti. E poi mi sono messo io a organizzare questo, che è un piccolo gruppo, al massimo eravamo in 5, 6 qualche volta. A un certo momento io ho bisogno della staffetta, lo riferisco al comando, poi dopo un po' di tempo mi presentano questa dolce fanciulla, che è anche molto bella, aveva 20 anni. Un certo giorno, in un incontro che mi accompagna alla Vera, in via Palestrina, conosco il comandante, che mi dicono che si chiama Visone. Io non sapevo il suo vero nome. Mi aveva colpito indubbiamente il personaggio combattente antifascista e combattente gappista. Quando sono entrata nella brigata mi avevano chiesto di lasciare il lavoro e praticamente ero a disposizione tutto il giorno, però la sera tornavo a casa. Allora lui un giorno mi ha detto che c'era un'azione da fare, che avrei dovuto voluto fermarmi anche lì alla base della brigata, al comando, ma in realtà era una scusa per tenermi lì, insomma. Ho inventato io questa favola, deve stare qui, non era vero, era una cosa per stare con lei. Questa notte devo fare un'azione, era un pretesto, devo creare il pretesto per stare con me. Io avevo detto, ma sai mia mamma cosa dice che sto fuori di notte, non eravamo tanto abituati a queste cose. Ma eravamo degli esseri umani, mi piaceva anche fare l'amore. Le autostrade Milano-Torino e Milano-Varese sono percorse da lunghe colonne di autocarri militari, tedeschi e fascisti. Quando l'afflusso aumenta, si preparano grandi rastrellamenti nelle vallate piemontesi e lombarde. Ostacolare il traffico vuol dire alleggerire la pressione del nemico in montagna. Nel giro di pochi giorni, quelle strade per tedeschi e fascisti diventano un inferno. Due di noi si travestono con divise della Muti, fermano macchine, camion, come ai posti di blocco, e il resto della squadra salta fuori dai nascondigli e investe gli automezzi nemici con raffiche di proiettili. Così recuperiamo armi, munizioni e preziosi documenti. I tedeschi allora spostano il traffico sulla linea tranviaria, ma noi riusciamo a far saltare diversi treni merci. Verso metà agosto del 1944, Franco mi informa dell'esistenza di una spia, della quale non conosciamo né il nome, né l'indirizzo, né il volto. Una oscura ipoteca sulla liberazione. Conosce i volti di molti di noi. È l'unico a conoscere i volti di Longo e di Amendola. È pericolosissimo. Dopo 15 giorni abbiamo la prova che la spia è un certo avvocato De Martino, ex Ovra, dirigente dell'ufficio politico della Questura di Milano. Esce soltanto per andare alla questura e tornare a casa, in via Telesio, sempre scortato. Via Telesio è una zona militarizzata, protetta da reparti fascisti di vigilanza. Non è possibile sostarvi qualche minuto senza essere fermati. Quindi dobbiamo andarci a colpo sicuro. Il nostro guaio però è che nessuno di noi ha mai visto il De Martino. Ci vuole qualcuno che lo conosca e che al momento giusto ce lo indichi. Ne parlo a Sandra e la convinco a recarsi a casa del De Martino per chiedergli un parere legale.
La missione è pericolosissima, richiede sangue freddo e fantasia. Ma Sandra ne ha in abbondanza. Il giorno seguente Sandra suona alla porta di via Telesio e viene fatta entrare nel salotto. Qualche minuto dopo entra un individuo alto e robusto, scrutandola, la accompagna nel suo studio e la fa accomodare. Sandra, mostrandosi molto imbarazzata, dice: mi manda mio padre per un consiglio, si tratta di mia sorella. Lei ha 19 anni ed è fidanzata con un ufficiale degli Alpini. È incinta, è solo che il suo fidanzato è morto in un combattimento sulla frontiera greca. E mia sorella è ossessionata dal fatto che vuole che il suo bambino debba avere il nome del suo eroico padre. E ha con sé delle lettere che attestano la sua volontà di sposarla. La spia osserva Sandra con insistenza, si toglie gli occhiali, li pulisce con calma, li rimette e chiede: perché è venuta da me? Chi le ha dato il mio indirizzo? Mi manda mio padre, sotto consiglio di un amico medico. De Martino non fa altre domande. Dice a Sandra: bene, allora mi faccia avere queste lettere e dica a suo padre la prossima volta di venirci di persona. Forse un giorno suo nipote potrà portare il nome del suo eroico padre, caduto per la patria e per l'impero. Sandra si alza, l'uomo la riaccompagna alla porta. E noi, adesso, conosciamo la faccia del De Martino. Mercoledì 1 settembre 1944. Due gappisti si appostano all'inizio e alla fine di via Telesio. Io giungo a braccetto di Sandra, camminiamo piano, chiacchieriamo come due fidanzati. Compare da via Ariosto una grossa automobile. Sandra riconosce l'uomo attraverso i cristalli, me lo dice e io do il segnale. I due gappisti si incamminano sul marciapiede l'uno verso l'altro per incontrarci davanti al portone nel momento stesso in cui l'automobile si fermerà. De Martino scende dall'auto, accompagnato dalla scorta, e cade colpito da tre colpi di pistola. La scorta, sorpresa, non reagisce immediatamente e quando spara contro i gappisti in corsa, ormai è tardi. Ci hanno comunicato che attraverso la stazione di Greco numerose trenne requisivano il materiale nelle fabbriche e li portavano in Germania. Allora il comando, d'accordo con alcune ferrovie, stabiliamo di fare questa azione. Abbiamo preparato, se non sbaglio, 8-10 bombe, abbastanza potente. Con l'aiuto dei ferrovieri li abbiamo collocati nei treni. Il comando aveva preparato un'azione per in collegamento con il gruppo di gappisti di ferrovieri, perché i tedeschi ci rubavano tutto. E bisognava prendere l'esplosivo che doveva servire per confezionare le bombe che dovevano servire poi per l'azione di sabotaggio. E allora io ho fatto due viaggi. Non andavo in bicicletta, non sono andata in bicicletta perché il pacco era pesante, non avrei potuto, quindi me lo portavo sul tram. I tram allora avevano un lungo sedile di legno. Allora io sono salita e ho preso il mio pacco e l'ho messo sotto il sedile. A un certo punto a una fermata salgono due giovani, tutti ben vestiti. Noi avevamo un po' l'occhio clinico ormai allora e io avevo capito che doveva trattarsi di poliziotti e infatti erano, poi mi hanno detto che erano poliziotti di un commissariato lì delle vicinanze. Salgono e si mettono uno da una parte e uno dall'altra vicino a me, ma io a me è sempre dato fastidio essere abbordata per la strada, e per cui se non avessi quelle, così, le solite frasi galanti dei ragazzi, dei giovani verso una ragazza giovane, solo che si avvicinava alla fermata dove io dovevo scendere, che era vicino alla stazione centrale, perché dove l'appuntamento era in via Copernico, vicino alla chiesa dei Salesiani. Mi sono alzata, mi sono abbassata, ho tirato fuori il tuo pacco e quelli sono rimasti un po' stupiti. Dico: ma che pacco pesante che porta, signorina? Sì, dico, sono andata da una mia nonna in campagna a prendere della roba da mangiare, perché allora eravamo tutti sempre in giro alla ricerca di qualcosa da mangiare. E allora uno si offre gentilmente e dice: ma l'aiutiamo noi a portarlo? Allora uno di loro me lo prende
purtroppo scendono dalla stessa fermata, che fra l'altro io, per non far vedere da che parte andavo, sono scesa anche un paio di fermate prima, per cui mi sono fatta poi un pezzo di strada con quel pacco maledicendoli che mi avevano costretto a... Invece giù, solo che anche giù dal tram, io ho cercato di riprendere il mio pacco, ma questi non mi mollavano, volevano l'appuntamento per il giorno dopo per andare al cinema. E porti una sua amica, mi hanno detto. Va bene, allora abbiamo fissato l'appuntamento, poi finalmente se ne sono andati. Certo che loro non hanno mai saputo di avere portato 10 kg di esplosivo per un innocente ventenne, tutta ben vestita. Alle 4:30 del pomeriggio del 12 luglio del 44, con alcuni compagni cammino tra la gente in direzione di un tombino di Corso Vercelli. Abbiamo con noi gli attrezzi di lavoro, uno porta la scala, altri due le casse degli attrezzi e l'ultimo, discosto dal gruppo con le mani affondate nelle tasche, si limita a passeggiare. Il tombino è quasi di fronte al numero 27. Corso Vercelli non è affollato come al mattino, ma il flusso dei passanti è ugualmente ininterrotto. I tram sferragliano di continuo tra le biciclette e i furgoni. Togliamo la cassetta da tracolla e ci prepariamo. Sopraggiunge una giovane donna, alta, slanciata, con una bambina in braccio. Si ferma sul marciapiede, vicino alla fermata del tram, a una decina di passi da noi. La bambina ci guarda con gli occhi curiosi sotto la nuvola d'oro dei suoi riccioli e sorride per attirare la nostra attenzione. Mamma, mamma, guarda! Gli operai della Todd! E noi siamo colti di imbarazzo. Perdiamo tempo, riflettiamo, ci muoviamo al rallentatore. La bambina si divincola per farsi posare a terra e per avvicinarsi a noi, ma la mamma la trattiene. Su, da brava, tesoro, aspettiamo la nonna, poi saliamo sul tram, eh? Aspettiamo. Per noi è roba di un minuto. Però dobbiamo avere la strada sgombra e aspettare troppo è pericoloso. Aspettiamo. Passa un minuto. Due minuti. Ci saluta con la manina. E allora noi, finalmente, possiamo cominciare. Uno di noi solleva la piastra di ferro e la sposta di fianco, ma scendono dal tram due soldati tedeschi, armati di mitra. Sembrano particolarmente minacciosi. Salgono sul nostro marciapiede, si avvicinano. Ci salutano e proseguono. E allora uno di noi si cala nel tombino, mentre un altro si appresta a scendere. E il tempo stringe, la strada si anima. E mentre un operaio sta passando la cassetta degli attrezzi a quell'altro, un ciclista si arresta bruscamente e chiama Giovanni! Cosa? Cosa c'è? Cosa vuole? Ma quello che è sceso è Giovanni, un mio amico, e non lo vedevo da 3 anni. Ma quale Giovanni, scusi? Ma Giovanni Raffaele, vuole che non lo riconosca, abbiamo fatto il militare insieme. Ah, Raffaele! Guardi, sta sbucando su quel tombino là in fondo, quel puntino là piccolino, sta sbucando, se va veloce, subito lo becca, sta svoltando in piazza Le Baracca, se corre subito lo raggiunge. Finalmente campo libero, finalmente possiamo cominciare. Ora siamo sotto, dobbiamo piazzare l'esplosivo e piazzato l'esplosivo dobbiamo scappare via veloce. Scusi lei che è certamente pratico. Sa dirci dov'è la casa di riposo dei musicisti? Sì. Piazza Piemonte. Girare a sinistra, poi in fondo a destra. Però in fretta perché tra un quarto d'ora chiudono. No, non si preoccupi, grazie, in fretta perché tra un quarto d'ora chiudono. Un minuto dopo, con la strada finalmente sgombra, un boato scuote la zona. Bisogna. Avevamo tutti uno pseudonimo, un nome di battaglia, io mi ero scelta Sandra. Io un po' di tempo fa ho fatto una ricerca e ho trovato che mentre gli uomini partigiani si sceglievano nomi fantasiosi, Tarzan, Saetta, Lupo, la maggioranza delle ragazze hanno avuto nomi normali, non so, Elsa, ecco il massimo era Katia. La mattina del 10 agosto, l'ombra degli alberi che proteggono Viale Romagna dal sole mi conduce all'edicola. Il giornale
annuncia la fucilazione in piazzale Loreto di 15 antifascisti. Da Viale Romagna si raggiunge piazzale Loreto lungo un rettilineo fino a Via Porpora e poi si svolta a sinistra. Dappertutto un cordone di repubblichini, militi dietro militi, sempre più fitti, sempre più lugubri. In piazzale Loreto una folla sconvolta e sbigottita. Si respira ancora l'odore acre della polvere da sparo. I corpi massacrati sono quasi irriconoscibili. I briganti neri, pallidi, nervosi, torturano il fucile mitragliatore ancora caldo, parlano ad alta voce, eccitatissimi per aver sparato l'intero caricatore. Sbarbatelli feroci, vicino a delinquenti della vecchia guardia, avvezzi al sangue e ai massacri. Spontaneamente accade l'incredibile. Il popolo accorre verso i suoi morti. Urla di donne, fischi, imprecazioni, la pagheranno! I repubblichini impauriti puntano il mitra sulla folla e la ricacciano. In quel momento, fendendo la calca, si fa largo una donna. Avanza tranquilla, tenendo alto un mazzo di fiori. Raggiunge le prime file, vicino al cordone dei repubblichini, come se non vedesse le facce livide e sbigottite degli assassini. Percorre adagio gli ultimi passi. Il volto mite, incorniciato da capelli bianchi, è un mazzo di fiori che sfila davanti alle canne agitate dei mitragliatori. I fascisti rimangono annichiliti da quella sfida inerme, dall'improvviso silenzio della folla. E comincia così un corteo muto, nato come da un improvviso accordo senza parole. Altre donne giungono con altri fiori, passando davanti ai militi per deporli vicino ai caduti. Chi ha le mani vuote si ferma un attimo, vicino alle salme martoriate, e per ogni mazzo di fiori ci sono 100 persone che sostano riverenti. L'ultimo volto che vedo, abbandonando la piazza, è quello di un repubblichino che ride istericamente. Quel riso indica l'infinita distanza che ci separa. Siamo gente di pianeti diversi. Anche noi combattiamo una dura lotta in cui si dà e si riceve la morte. Ma noi ne sentiamo tutto l'umano dolore, l'angosciosa necessità, e loro ridono. Hanno appena ucciso 15 uomini e ridono. Contro quel riso osceno noi combattiamo, che taglia nettamente il mondo in due, da un lato la barbarie, dall'altro la civiltà. Noi abbiamo scelto di vivere liberi, gli altri di uccidere, di opprimere, costringendoci a nostra volta ad accettare la guerra, a sparare e a uccidere. Noi siamo costretti a combattere senza uniforme, a nasconderci, a colpire di sorpresa. Noi preferiremmo combattere con le nostre bandiere spiegate, felici di conoscere il vero nome del compagno che sta al nostro fianco. La scelta non dipende da noi, ma dal nemico che espone i corpi degli uccisi e li definisce un esempio. Ora tocca a noi. Il giorno successivo, alla Vanzetti, alla Graziosi, alla Trefilerie, alla Motomeccanica, alla OM, gli operai abbandonano il lavoro in segno di protesta. Poi io, Narva e Sandra, all'alba, ci troviamo nella chiesa di Via Copernico per la consegna dell'esplosivo. Il parroco si accinge a celebrare la prima messa. Arriva il tecnico con le borse e il prete assiste alle consegne dell'esplosivo immobile tra i chirichetti. Noi usciamo, io accompagno le ragazze all'appuntamento per l'ultimo scambio delle borse. Io proteggerò le spalle, mentre i due gappisti depositeranno le bombe. Piazzano le bombe e si eclissano in una viuzza. Una, due, tre esplosioni scuotono l'aria, infrangono i vetri. Il ritrovo ufficiale del comando tedesco è devastato come un campo di battaglia.
Il giorno dopo, il feldmaresciallo Kesselring invita ad agire con maggiore energia nei confronti dei sabotatori, da impiccarsi nelle pubbliche piazze. Dobbiamo insistere. La pagheranno. Era la parola d'ordine del popolo. Ed è la nostra. 3 agosto, lancio di 2 bottiglie Molotov contro gli automezzi del comando di via Mascheroni. 14 agosto, 3 ufficiali tedeschi uccisi con una siepe lanciata da una finestra. 16 agosto, Azzini e Bossetti giustiziano un ufficiale della milizia. 18 agosto, una siepe lanciata contro un gruppo rionale di Portavolta. 19 agosto, un ufficiale tedesco abbattuto in pieno giorno. La sera stessa salta la ferrovia di Milano-Novara. 28 agosto, mentre il gappista Conti sta per essere arrestato, abbatte 2 fascisti e fugge. 30 agosto, un locomotore viene fatto deragliare sulla Milano-Certosa. Ed è ancora soltanto agosto 1944. Azzini viene preso e arrestato. Lo portano nella caserma di via Rovello. Lo spogliano. Lo stesso comandante della Muti, Colombo, svolge l'interrogatorio. Azzini non parla. Torturato per 7 giorni e 7 notti. Ma resiste. E alle sevizie e agli insulti oppone il silenzio. Poi riesce a fuggire dalla porta centrale, dalla quale era entrato da prigioniero. Sicura porta della morte. Non era facile trovare un gappista che ha la forza, il coraggio, la coscienza di andare in pieno giorno in centro della città. Un ritrovo nel comando a sparare e riuscire a fuggire non è una cosa facile. Io ricordo, non avevamo presentato un centinaio di più di gappisti, ma di questi centinaio sono rimasto con me 5 o 6. Perché quando tu li spiegavi o assistevano, alcune azioni fuggivano subito. Aldo dispone di armi. Ho l'ordine di mettermi in contatto con lui. Mi attenderà all'angolo di Corso Sempione con via Canova, leggendo un giornale spiegato al crepuscolo. È un po' che t'aspetto, mi dice. Il tempo di accertarmi che tutto fosse a posto qua attorno, rispondo. Siamo ben armati, un gruppo affiatato, ragazzi in gamba. Adesso tocca a noi. Gli accordi non ci devono far perdere altro tempo. Parla. Tanto. Troppo. Adesso la lotta si fa più dura, dice. Dobbiamo essere collegati, preparati. È quello che Longo e Secchia dovrebbero tenere presente. Ci sarà pur modo di dirgliele queste cose, no? Vorrei incontrarli presto. Prima mi ha irritato, però ora mi insospettisce. Tu sei Bisone? Il famoso gappista di Torino. Ce n'è voluto perché ti mettessi in contatto, eh? Secchia, Longo, Bisone. Questo mi sta interrogando sin dal primo momento. Senti, sì, ti telefono tra qualche giorno, stabiliremo gli accordi per la consegna delle armi, gli dico, e me ne vado via. Da qualche tempo le nostre faccende si mettono male. Il professor Quintino Divona, insegnante, arrestato. La dottoressa Boselli, arrestata dalle SS, ha un appuntamento con Aldo. Virgilio Ferrari, tisiologo, primario di Garbagnate, arrestato. In agosto abbiamo registrato una media spaventosa di perdite. 10 arresti al giorno. Troppi per essere spiegabili con la generale inesperienza della lotta clandestina. C'è qualcuno che sa, che ha soffiato ai tedeschi il giorno, l'ora e il luogo degli incontri. C'era Bisone che non si fidava molto di questo tipo, gli aveva suscitato qualche sospetto perché questo qui faceva troppe domande. Era molto preoccupato, allora lo segnala al comando dicendo non mi fido di quello lì perché vuol sapere, e mi rispondono: ma tu pretende che tutta la gente sia come te, devi tu educare, prepararla. Caro amico, ho rischiato, mi ha salvato la nave, la staffetta, se no non sarei qui a discutere. E
che lui era proprio la spia dei tedeschi e dei fascisti. Quel giorno lì che avevamo un incontro con lui, che però all'ultimo momento Bisogna non aveva potuto venire. Andai io, però mi trovai che era un'imboscata. Dopo che avvicinai questo, fui fermata da due, dietro, che vennero dietro, e poi dopo mi accorsi che c'era lì il Largo Argentina, c'era tutto, praticamente tutto quello, tutte quelle vie erano tutte presidiate da loro ed era stata una vera e propria imboscata per prendere il comandante di Gap. Quando è stata arrestata, cioè io il giorno stesso, avevo un appuntamento con lei che era dalle 6:30. In generale era sempre puntuale, perché quando non era puntuale, secondo il regolamento, dopo 10 minuti doveva fuggire. E allora le sapevano dove abitavo, avevano tutti i particolari. E io aspetto 10 minuti e non viene. Cosa faccio? Aspettiamo ancora. Era già passato un'ora. Mi portarono lì alla sede appunto dell'SS a Monza, fu interrogata una notte intera in modo brutale, mi picchiarono, mi bastonarono. Poi arriva il coprifuoco, non arriva. Allora abbiamo intuito tutti che è stata arrestata. Cerchiamo di informarci e non riusciamo a saperne niente. Vado a dire la sua mamma. Sua mamma comincia a tribolare, corre a destra, a sinistra. Poi io vengo a sapere che era stata a Monza, poi a un campo di concentramento a Bolzano. Quando entrai nello studio dove c'era il comandante tedesco, mi fecero entrare, e lui cominciò a interrogarmi e mi disse: io so chi sei tu e so tutto, però adesso me lo devi dire. E io gli risposi: ma se lei lo sa, perché me lo chiede? Mi diede un ceffone che mi sbatté dall'altra parte della strada. Certo, io sono stata forse un po' provocatrice. E dopodiché cominciò l'interrogatorio. C'era un tale che era un giovane chiaramente di origine ucraina, che era al servizio dei tedeschi e che era lì a Monza addetto proprio alle torture. Sì, vabbè, insomma, rimasi 2 mesi lì a Monza, nel carcere di Monza, in completo isolamento. Poi un giorno mi trasferirono a San Vittore, da San Vittore dovevo andare in Germania, ero destinata ad andare in Germania. Invece quella notte ci fecero viaggiare e arrivammo al mattino a Bolzano, dove c'era un campo di concentramento che era un campo di transito, di passaggio. Da lì si andava o in Germania o in Austria o Auschwitz, nei campi di sterminio. Bisone, da questo momento non devi esistere più per nessuno, tranne che per il comando. Naturalmente, rispondo, ma non posso abbandonare Sandra. Non posso lasciare che sua madre ne ignori la sorte. Sandra è più che una compagna. La stanno certamente torturando. Devo liberarla. È troppo rischioso, Bisone. Anch'io sono un anello della catena che bisogna interrompere per sopravvivere e per poter continuare a combattere. Grazie a Aldo, la polizia ha una descrizione fotografica di me. I capisti lo hanno preso e hanno fatto giustizia, ma io devo sparire per un po'. Mi sposto a organizzare la resistenza in Valle Olona, soprattutto a Rò, Lainate, Pantanedo, Nerviano, Pero, Garbagnate, senza escludere Milano. Anche qui dobbiamo costituire una brigata che disturbi i nazifascisti della periferia milanese, lungo le autostrade che uniscono Milano, Varese e Como. Una vasta interland industriale intersecata da una rete ferroviaria e stradale di importanza vitale per gli spostamenti e per i rastrellamenti tedeschi in Piemonte e in Lombardia. E anche qui, dopo le prime azioni, l'opinione pubblica si mostra subito dalla parte dei partigiani, che hanno dimostrato che il nemico è vulnerabile. La nostra legge, appresa nei mesi più duri di Torino e di Milano, è di non dare tregua al nemico, di non farsi intimidire dalle rappresaglie. Ogni notte, ormai ovunque, i tedeschi e i fascisti vivono ore di angoscia. Molti di loro, si è saputo dai nostri informatori, molti di loro sono profondamente scossi.
dalle nostre azioni offensive. Loro sanno che ogni notte i nostri uomini colpiranno. Non sanno dove né come. Non sanno se li assaliremo con cariche di esplosivo sui ponti o sui tratti di ferrovia, se li attaccheremo, se attaccheremo le loro autocolonne. Ma sanno che certamente noi attaccheremo. E maledicono il momento in cui sono arrivati in questa pianura che sembrava così tranquilla. I miei ragazzi sono giovanissimi. E quando ci prepariamo alle azioni, chiedono prima di tutto a che ora potranno rientrare a casa, per non fare preoccupare i genitori. È incredibile, ma quello che li angoscia maggiormente è il timore di allarmare le famiglie, che i tedeschi di lì a poco devono sparargli addosso. Quello li turba molto meno. Dopo 3 mesi il comando mi richiama a Milano e noi ricominciamo dai cinema. Viva la libertà! Viva i tedeschi! Il 1° gennaio del 1945 in 3 cinema cittadini i gabbisti irrompono nel bel mezzo dello spettacolo e lanciano manifesti e volantini. Al cinema Pace parte uno scontro a fuoco in platea con i fascisti. In serata a piazza Firenze altri gabbisti attaccano 2 sottufficiali tedeschi. Il 3 gennaio assaltiamo un autocarro carico di bombe e di mitra. Il 5 facciamo saltare un locale di piazza Fiume stracolmo di SS repubblichini. Il 7 un locale in via Vittor Pisani pieno di tedeschi e fascisti. Fabbrica Caproni, Colonnello Cesarini, una specie di gigante, una bestia inferocita, l'immagine della prepotenza e del terrore. Ostenta violenza, cinismo, assiste agli arresti, firma personalmente ogni atto di repressione. È insolente, ottuso, sanguinario. L'uomo che prima della guerra in fabbrica era incaricato della disciplina aziendale, ora è l'incarnazione della vendetta e della rappresaglia, l'immagine stessa del fascismo repubblichino. La sua prima vittima era stata l'ingegnere Giovanni Cervi, dirigente di Giustizia e Libertà, portato a San Vittore e fucilato nell'Arena in una mattina nebbiosa dell'ottobre del 43. Cesarini interroga personalmente gli operai, passeggia di reparto in reparto, seguito dai pretoriani. Le rappresaglie creano vuoti in ogni reparto. Decine e decine di operai finiscono in prigione e dalla prigione molti partono per la Germania, altri muoiono su qualche piazza, a Milano, impiccati, fucilati. A novembre, uno dei 30 repubblichini della Caproni, uno dei più feroci, è stato abbattuto da alcuni colpi di pistola. È stato un gabbista, uno dei gabbisti della Caproni, ha vendicato l'ingegner Cervi e gli operai deportati e imprigionati. E il giorno dopo, alla Caproni, si è scatenato il terrore. Centinaia di operai deportati, molti hanno lasciato la fabbrica e sono andati in montagna con i partigiani. Ora, il problema numero uno del movimento clandestino a Milano è quello di eliminare Cesarini. Mi avvertono che un compagno del comando regionale lombardo mi attenderà in un bar. Vicino al telefono, davanti a un bicchiere di birra, mi aspetta Alberganti, una vecchia conoscenza del confino di Ventotene. È la terza volta che il tentativo fallisce, mi dice. In poche parole, il quarto tentativo di togliere di mezzo il boia della Caproni tocca a me. Naturalmente il comando mi lascia libero di decidere se accettare. È una settimana per rifletterci. Ma tanto vale decidere subito ed eliminare il rischio di un altro incontro. Tra le tante azioni che ho fatto, questa è una delle peggiori. È meglio operare da solo. Mando a dire ai miei gabbisti che ci sarà una breve pausa, che ne approfittino per leggere e per studiare, come insegnava Antonio Gramsci. E allora mi chiudo in casa, davanti allo schizzo della zona in cui si dovrà concludere l'operazione. Viale Mugello, angolo corso 22 marzo. In astratto lo schema dell'azione è facile, però quando decido di verificarne la rispondenza con i luoghi legali, mi rendo conto che la cosa non sta in piedi. La zona è completamente scoperta, sia Viale Mugello, sia Piazza Grandi, formicolante di poliziotti, sia Viale Campania, larghissimo e dritto, ideale campo di tiro dei guardiani di Cesarini.
La mattina dopo ritorno sul posto. La zona è scopertissima, ma il vecchio magazzino abbandonato non potrebbe non favorire la fuga. Arriva il giorno. Alle 7 del mattino mi faccio accompagnare da un compagno in bicicletta in Viale Mugello. Scendo, passeggio un po' davanti alla salumeria. Sono le 7:20, in strada c'è gente, tra poco gli operai dovranno entrare al lavoro e i tram transitano sempre più affollati. Alla fermata attigua si affollano uomini e donne. Da Piazza Grandi spunta Cesarini. L'ho visto poche volte, ma so che è lui. Rivedo tutti assieme gli operai deportati, fucilati, impiccati. Non ho bisogno di muovermi. È lui stesso che mi viene incontro. Scortato da due militari con il mitra, con il passo tracotante di chi non vuole nessuno sul suo cammino. Ma sul suo cammino ci sono io. Il figlio dell'operaio piemontese fuggito in Francia per non subire la prepotenza dei cesarini di ieri e di oggi. Gli sbarro la strada. Gli spiano in faccia le due rivoltelle e la sua faccia rivela soltanto stupore. Non avrebbe mai creduto possibile che qualcuno osasse fermarlo. E grido forte, forte, perché gli operai che si sono attorno sentano bene. Cesarini, le tue deportazioni sono finite. E sparo. Sparo. E lui tenta di rimettere mano alla fondina, ma è già a terra assieme a uno dei suoi accompagnatori. L'altro cerca di togliersi di spalla il mitra, ma non fa in tempo. Ora le mie armi sono scariche e io grido: giustizia è fatta! Insorgete contro il fascismo! E la gente che dal rumore degli spari si era gettata a terra si alza e applaude. È il momento di fuggire e la strada è libera e non vale nemmeno la pena di addentrarsi nel vecchio magazzino. Io balzo sulla bicicletta e pedalo rabbiosamente. L'insurrezione è nell'aria. I treni sono bloccati dallo sciopero dei ferrovieri. I tramvieri fermano i trasporti urbani. Le strade sono affollate. Fascisti e tedeschi circolano a bordo di mezzi blindati. I loro visi sono tesi. Arrendersi o perire, ammonisce l'ultimo manifesto. Non c'è scampo per chi non butta subito le armi. È il 24 aprile. Non sono più piccole squadre di GAP ad attaccare. Ora gruppi di cittadini armati si scontrano col nemico in veri e propri combattimenti. E la sera mi incontro con Busetto, comandante dei SAP. Mi dice che l'ora dell'insurrezione è vicina. Mobilito tutte le staffette e trasmetto a mia volta l'ordine a tutti gli uomini della terza GAP. Pronti per l'insurrezione! I fascisti e i tedeschi che non si arrendono devono essere colpiti. Trascorro alcune ore su una sedia a sdraio in un appartamento di via Macedonio Melloni, sede del comando della terza GAP. Di tanto in tanto mi alzo e sfio dalla finestra la strada. E c'è del movimento. Fascisti. Fuggono o si preparano a difendersi? E verso il mattino mi addormento e mi sveglia il trillo del telefono all'alba. E Vergani pronuncia le parole che aspetto ormai da tantissimo tempo. Il momento è giunto. Tutte le pene, tutti i lutti, le persecuzioni stanno per finire. Mi sembra impossibile. Io non avrei mai immaginato di ascoltarle al telefono, quelle parole. La città insorge. Agisci con la tua brigata secondo il piano stabilito. Forse mi ero sempre figurato che quelle parole fossero gridate da un altoparlante alle folle, nelle piazze. Scendo in strada. È il 25 aprile. C'è gente,
Ci sono operai armati, squadre di giovani che corrono verso le caserme abbandonate nella notte dai fascisti. Vogliono anch'essi, quei ragazzi, impugnare un'arma. Il nemico non è battuto ovunque e se ne sta serragliato nei fortilizi. Gruppi di cittadini, in buona parte giovani, si aggregano spontaneamente agli insorti e chiedono le armi. I tram sono fermi, vengono requisite auto e camion. Tutte le staffette sono mobilitate, un andare e venire di messaggi e indicazioni. Gruppi di partigiani si spostano all'occorrenza da un obiettivo all'altro. Bisogna stare attenti ai cecchini, bisogna guardarsi dai fascisti mimetizzati da partigiani, bisogna controllare gli snodi stradali strategici, bisogna presidiare il palazzo di giustizia. Dalla casa dello studente in Viale Romagna sparano. Alcuni giovani tentano di snidare i fascisti. 300 metri più in là, a Piazza Piola, squadre di operai armati hanno occupato la OLAP, la loro fabbrica, e sono pronti a difenderla dalla distruzione. Con esponenti del comando, con le staffette o con pochi altri compagni di brigata, io in mezzo a tutta questa gente, a questi operai, a questi giovani, a queste donne, io mi sento come immerso in un grande mare di affetto. Fino a ieri ho camminato nelle strade di questa grande città, considerando ogni passante un potenziale nemico, dubitando di tutti, sospettando di ognuno. E oggi confuso in questa folla amica, è come se finisse un incubo. E mi accorgo che le case sono anche belle case, che le strade sono ampie e che sopra di me c'è il cielo. Davanti al portone della OLAP c'è un gruppo di operai. Tutti hanno un fucile. Un uomo dà alcuni ordini. Io mi fermo a osservarlo. Lui mi vede e mi chiede chi sono. E io parlo. 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 Finalmente parlo. Sono Visone, il comandante della terza GAP. L'uomo rimane qualche secondo senza parlare. Poi mi afferra per le gambe e mi solleva, tenendomi in alto sopra gli altri, e grida. E tutti capiscono che sono un amico, che sono un partigiano. Adesso gridano tutti. E quando finalmente l'uomo mi rimette a terra, mi abbracciano in due, tre, quattro per volta. È un grande giorno. È il grande giorno. Credo che non bisogna mai perdere la speranza, questa deve essere fondamentale. È chiaro che in questa lunga vita sono state illusione, amarezza, fa parte della vita, dei problemi di ogni giorno. Ma io ho sempre avuto speranza, fiducia. Vorrei finire il mio dire ricordando una poesia di Paul Éluard. Ci sono parole che fanno vivere. Una di queste parole è la parola compagni.